In occasione del 30° anno dalla fondazione del Club Modena 4x4, i soci hanno deliberato il progetto di apportare un drastico rinnovamento all'area Experience, la quale negli anni precedenti aveva ospitato diversi eventi, tra i quali gare del campionato nazionale di trial. Nel corso dei mesi estivi si sono svolte parecchie riunioni e numerose ricognizioni per definire prima sulla carta e poi in loco gli interventi man mano che nuove aree venivano aperte e liberate alla vegetazione. Ciao, sono Enrico Lusetti del Club Modena 4x4. Siamo nella rinnovata area experience del nostro club di Baggiovara per la prima giornata del nostro raduno di fuoristrada. Il layout dell'area, sita in via Martiniana a Baggiovara, facilmente raggiungibile dai caselli autostradali di Modena Nord e Modena Sud, è a poca distanza dal santuario dei motori di Maranello. È stato così oggetto di un profondo restyling al fine di ottimizzare gli spazi, ricavare nuove aree utilizzabili, nuovi passaggi e renderla anche più fruibile al pubblico. L'utilizzo di 3 scavatori ha permesso di realizzare gran parte delle zone nelle quali sono poi state tracciate le prove. I passaggi già esistenti sono stati solo rinfrescati. Sono stati destinati spazi dai quali a chi assiste può comodamente osservare in tutta sicurezza le evoluzioni di tutti i mezzi in tutte le diverse prove. Una comoda ed accogliente area di ristoro e parcheggio dotata di servizi igienici è stata realizzata all'interno, raggiungibile con una strada ghiaiata. Buongiorno a tutti, sono Massimiliano, faccio parte del Club Modena 4x4. Siamo qui riuniti in questa festa oggi, che è il 30° anniversario dei raduni del club. E proprio quest'anno abbiamo pensato di fare 2 giorni come raduno e nel giorno del sabato inaugurare questa nuova area experience, che sarà la nostra perla, speriamo, in futuro, per noi del mondo 4x4. Un modo diverso per riunirci al sabato o alla domenica, in base degli eventi, riunirci e provare le nostre macchine, divertirci e chissà no, perché no, anche per una bella grigliata in compagnia e divertirci insieme, mentre proviamo i nostri 4x4. Questo motivo di avere una pista permanente noi abbiamo pensato che fosse molto importante, proprio perché nel nostro territorio ormai è difficilissimo riuscire a svagarsi liberamente per le mulettiere, le strade libere nel nostro Appennino, per vari vincoli, che può essere la forestale, possono essere purtroppo divieti che in questo periodo stanno un po' dilagando. La nostra pista sarà a disposizione di tutti i nostri soci, quindi veniteci a trovare numerosi e potremo, ripeto, riunirci ogni sabato, ogni qualvolta ci sarà una manifestazione o un evento e provare i nostri 4x4 in completa libertà e voglia di divertirci. È stata tracciata una nuova strada di servizio che segue tutto il periplo della cava. Permette ai partecipanti alle manifestazioni di osservare nel complesso le diverse prove prima di decidere di entrarvi. Moments,
sono infine stati individuati 11 settori nei quali sono stati ricavati fino a 4 diversi percorsi all'interno della stessa prova, adatti sia ai SUV che ai mezzi più preparati. Il terreno dell'area è quello tipico della pianura emiliana, duro e compatto quando secco e viscido ed insidioso quando bagnato. Per mettere alla prova le dotazioni di mobilità delle vetture, dai classici blocchi al 100% dei 4x4 più datati ai controlli di trazione dei moderni SUV. Il principio cardine del Club Modena 4x4 è da sempre l'affinamento della tecnica di guida, quindi le singole difficoltà sono superabili da qualunque fuoristrada, purché ben guidato, tranne i passaggi rossi, dedicati esclusivamente ai 4x4 più preparati. È stato allestito per la prima volta un ramp test per la verifica statica dell'escursione delle sospensioni. L'evento programmato per l'intero weekend è iniziato alle 10 del mattino del sabato nel piazzale dell'area allestita per l'occasione con l'esposizione dei mezzi degli sponsor e qualche mezzo da gara che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 40 vetture provenienti anche da altre regioni, che durante la giornata hanno dato fondo al gas e messo alla prova i tasselli nel terreno indurito dall'estate appena trascorsa. Una leggera pioggia caduta qualche giorno prima ha fortunatamente aiutato a tenere a terra gran parte della polvere. Le danze sono state aperte dalle vetture degli sponsor Marcello, Mosquito Royale, Medici, specializzato in Land Rover e Range Rover, con il suo TD5 da estremo. De que tienes miedo. E autoriparazioni La Biella, con due Suzuki Jimny 1500 DDI con preparazioni da trial e un Mitsubishi L200 allestito da Viaggi Ride. L'autoriparazione La Biella, di cui faccio parte, ha colto l'occasione per collaudare sulla pista permanente del Modena 4x4 due vetture da lei preparate. Le due vetture in questione sono due piccoli mostri di casa Suzuki, su cui abbiamo eseguito piccole modifiche su rialzi, quindi si parla di 7 cm di rialzo ognuna, ottimizzando così l'escursione dei ponti anteriori e posteriori, lavorando anche sui fine corsa dei tamponi, riuscendo così ad adottare pneumatici maggiorati. Le modifiche di cui parlavamo, quindi i nostri rialzi di 7 cm, sono stati ottenuti grazie alla collaborazione di Orap Ammortizzatori, che con le loro modifiche su misura hanno contribuito all'ottimizzazione delle mobilità dei ponti anteriori e posteriori e comunque di riuscire ad alloggiare i pneumatici maggiorati in queste piccole bombe. Sono poi presenti protezioni sui differenziali, sotto la vettura e nei sottoporta. Un blocco posteriore ad innesto pneumatico tutto made in Italy è stato montato per quando l'escursione risulta insufficiente. A breve verranno montati nuovi puntoni anteriori e posteriori per la correzione della rotazione dei ponti dovuta ai rialzi. Gli interni sono stati allestiti con sedili sportivi e console da tetto realizzate per altri mezzi, ma adattate su misura. Il Jimny grigio ha conservato i cerchi in lega originali 15x5,5, mentre quello nero ha optato per cerchi più larghi e sfrangiati 15x7. ET20, i quali richiederanno anche un leggero body lift per far spazio alle gomme più aggressive.
e il Mitsubishi L200 ha seguito una strada diversa. Sono state precaricate al massimo le barre di torsione anteriori per adeguare il rialzo alle nuove balestre Domizon australiane. Il cassone è stato interamente coperto ed è stato fissato un portapacchi per tenere a portata di mano le attrezzature più indispensabili. Sono state scelte gomme all-terrain, data la valenza della destinazione d'uso. Un paraurti rinforzato con slitta paracoppa integrata è stato installato per proteggere la meccanica anteriore da contatti col terreno. Su questa vettura è stato applicato al posteriore un differenziale bloccabile della TTS Trasmissioni, di cui abbiamo i due proprietari. Sì, come già detto è stato montato questo differenziale bloccabile al 100%, inseribile pneumaticamente per dare una maggiore trazione in caso di twist, di circostanze un po' più esasperate, come si può avere in tutte le uscite in fuoristradistica. Questo differenziale è molto efficace perché inserisce molto velocemente e si disinserisce molto velocemente, quindi il pilota può avere una padronanza completa della vettura. Il Land TD5 di Marcello ha attaccato subito le porte rosse, mostrando agli altri come si fa, ben coadiuvato dai ragazzi dello staff che ne supervisionavano le manovre. Ben presto un gruppetto di 4x4 agguerriti muoveva l'assalto ai passaggi più tecnici, con gran soddisfazione dei piloti e gran divertimento del pubblico. Nella sosta pranzo, nell'area ristoro trattata nei giorni precedenti con prodotti repellenti per gli insetti, sono state servite dallo staff gustose piadine romagnole. Un bar per il pubblico è stato attivo per tutta la giornata. Per smaltire la libagione, nel pomeriggio si è continuato incessantemente a girare, mentre altre vetture entravano per cimentarsi a loro volta sia nei passaggi semplici che in quelli più tecnici. La giornata è così trascorsa tra chiacchiere, pareri sulle preparazioni, commenti sulle performance dei mezzi, rombi di motori e gran frullate di gomme, mentre le prove si modificavano via via rendendo a volte più difficile il passaggio macchina dopo macchina. La cena programmata dallo staff per le 19, sotto grandi gazebo dotati per l'occasione di illuminazione notturna, si è svolta a base di diversi tagli di carne alla griglia, patate al forno, vino, birra, caffè e ammazza caffè. Sono stati preparati oltre 70 coperti, quale perfetto corollario per festeggiare nel migliore dei modi la fine della giornata e tutto l'impegno profuso dai soci del club. L'evento non è terminato lì, perché il giorno dopo era previsto un percorso roadbook per oltre 50 km di panoramiche e tecniche strade appenniniche. Chi volesse affinare le proprie esperienze in off-road potrà contattare il Club Modena 4x4 per partecipare ai corsi di guida organizzati all'interno dell'area.
qua, ennesima sorpresa della giornata, ci ha fatto visita nella nostra area experience del Modena 4x4 Pierluigi Mislei, che ha partecipato alla stagione del campionato italiano 2010 trial, classificandosi terzo assoluto. Pigi, cosa ne dici della nuova area experience del Modena 4x4? Max, mi è piaciuta molto e ho avuto la possibilità di vedere tutte le varie zone che avete fatto. Con molto piacere ho notato che ci sono difficoltà un po' per tutti i gusti, dalle macchine di serie, fuoristrada, di bella preparazione, fino a quelli più preparati, quindi direi che non manchi niente. Avete allestito anche un bello spazio relax, in modo che chi vuol fare una sosta tra una buca e un twist può venire qua a rifocillarsi. E poi non vedo di ritornare a fare un altro giretto, perché ho visto due o tre ostacoli che devo ancora provare, che mi sembrano belli tosti. Mi sembra veramente un gran bel lavoro all'altezza di un club serio come il Modena 4x4 si è sempre dimostrato, e speriamo che continuate così, perché qua adesso c'è veramente tanto da divertirsi, insomma. Mi piace molto. E con le parole di Pierluigi lo lasciamo finire di giocare e speriamo che ci dia pieni voti alla fine della giornata. Alla grande, sarà fatto. Se torno fuori vivo, molto volentieri. No, perché diverse volte ha rischiato, eh. La macchina sotto sopra ha rischiato di metterci. Non ero fuori strada, quindi va bene lo stesso.